lista di provvedimenti importanti che ha messo in campo Amia per debellare l'antipatico fenomeno delle erbacce presenti sia su marciapiedi che sui cili stradali. Quindi abbiamo meccanizzato questo processo con delle lame metalliche poste sulle spazzole presenti i macchinari di Amia per la pulizia della città. Questo va a semplificare notevolmente la procedura di sfalcio, a renderla più efficiente, a renderla più importante e in tempi molto più rapidi. Quindi a tutto vantaggio della cittadinanza che si troverà finalmente ad avere durante il periodo estivo le strade pulite in modo continuativo, perché i mezzi comunque gireranno per tutto il comune e a vantaggio del decoro della nostra bellissima città. Aggiungo solo che sono già in funzione da pochi giorni tre mezzi che avevamo già con questo nuovo tipo di spazzola metallica che integra il lavoro manuale delle persone, dei colleghi, dei dipendenti Amia, e che abbiamo previsto come Amia in autunno l'acquisto. Chiaramente adesso c'è il bando, la gara e tutto quanto. Per l'autunno compreremo due mezzi specializzati piccoli per i marciapiedi, in modo tale che possano salire e scendere dei marciapiedi sempre per lo spazzamento meccanico delle erbe indesiderate, e saranno in funzione dall'autunno in poi. Ieri, dopo 10 mesi di lavoro, è stata finalmente approvata in Consiglio Comunale la Consulta del Verde. Quindi si tratta di un organismo che ha già previsto il regolamento del verde, però non era mai stato costituito, e quindi finalmente da oggi è operativa. Si tratta di un organismo formato da associazioni che hanno all'interno della loro mission quello della cura del verde all'interno del Comune di Verona, di categorie di professionisti, di architetti, di arboricoltori piuttosto che di floricoltori, che daranno dei consigli e aiuteranno l'amministrazione comunale sulle scelte più importanti che riguardano il verde pubblico.